Il 5 maggio 2018 Baye Dame, ex concorrente del Grande Fratello, ma squalificato per colpa di una situazione che si sarebbe venuta a creare all'interno di questa edizione del GF. E proprio ai microfoni accesi di Silvia Toffanin, il personaggio in questione avrebbe fatto determinate affermazioni ripercorrendo l'episodio che è entrato a pieno diritto nel ben impaginato mondo delle cronache del gossip di tipo rosa. E a proposito proprio del gesto che si sarebbe verificato, o meglio, a proposito di Grande Fratello, avrebbe detto: era il mio sogno e non ho saputo farlo avverare, e ora chi sbaglia paga. Ora sta diventando il mio più grande incubo. Quello che mi dispiace di più è passare per un ragazzo violento. Ha chiesto scusa però Baye Dame, l'ho fatto anche in TV, ma avrebbe ammesso e avrebbe detto le seguenti parole: forse ho rivisto su Aida tutte quelle volte che qualcuno mi ha offeso e io non ho mai risposto. E così Silvia Toffanin avrebbe chiesto cosa sia accaduto e Baye avrebbe risposto: nella mia vita, quando mi prendono in giro o mi insultano, io rispondo con la battuta: quando Aida mi ha insultato non ce l'ho fatta a mandare giù il rospo. E lei ha subito purtroppo tutto quello che ho subito e che le ho urlato in faccia, senza rendermi conto del messaggio che stavo trasmettendo. E poi Bai avrebbe deciso di raccontare anche parte del suo passato. Pensavo di aver accantonato alcuni mostri, ma non è stato così. Mi chiamavano scimmia, i miei genitori mi dicevano di sorridere, di non odiarli, e io di riflesso, quando mi chiamavano così, rifacevo la scimmia. E così Silvia avrebbe chiesto anche a Baye di raccontare come avrebbe vissuto la sua omosessualità. E avrebbe risposto: l'ho vissuta in modo sereno, mi sono conosciuto e ho capito cosa volevo realmente. L'ex concorrente avrebbe chiesto più volte scusa ai propri genitori, e quando Toffanin gli avrebbe chiesto cosa gli hanno detto, lui avrebbe risposto: papà mi ha detto ce la faremo, che abbiamo le spalle grosse. Mamma è come se avesse scoperto un'altra parte di me che non voleva vedere. Ci siamo sentiti, non è colpa, non è stata una telefonata piacevole, ma lei adesso ha bisogno di tempo per capire. Insomma, è stato un Baye Dame che ha provato a giustificarsi, secondo la mia opinione personale, e che comunque ha dato una sua visione ed una sua versione dei fatti. Questo sarebbe quanto, grazie per l'ascolto, per la visione. Se in tale video fossero presenti delle inesattezze, sbagli, falsità o parole che non ha pronunciato Baye Dame, me ne scuso. E non mi assumo alcuna responsabilità, dato che ho utilizzato appositamente il tempo condizionale o modo condizionale. Da narratore italiano, Alessandro è tutto, un saluto e al prossimo video da parte mia.